Trenitalia 2024 continua. Siamo allo stand di Acqua Minerale San Benedetto, il più grande produttore italiano di acqua e bevande. Siamo in compagnia di Vincenzo Tundo, il direttore commerciale e marketing. Ciao Enzo e bentornato. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti quanti. Tante le novità che anche nel vostro caso sono presentate in questa quattro giorni milanese. Da dove cominciamo? È complicato dire da dove cominciamo perché di novità ne abbiamo veramente tante. Beh, per noi è una presenza importante per confermare l'impegno di San Benedetto su un canale che vuol dire accessibilità e prossimità al consumatore, molto importante per noi. Novità sul mondo delle bibite, ovviamente abbiamo tantissime novità. Sulla categoria tè lanciamo la linea delle specialità, quindi il tè verde matcha, tè verde senza zucchero, sempre tè verde matcha senza zucchero, figo d'India in un nuovo formato a 0,40. Aggiungiamo e presentiamo quindi un nuovo gusto sulla linea Fruit and Power, che è questo nuovo concetto di bevanda energetica con una componente di succo molto importante, quindi la prima referenza lanciata sul mercato dei frutti rossi, se ne aggiunge una che è un mix frutta, quindi sempre con l'aggiunta di taurina e caffeina per offrire al consumatore una carica di energia e quindi l'opportunità di affrontare la giornata o una pausa e di utilizzare appunto il nostro prodotto in alternativa ad altre bevande energetiche o ad un caffè. Ma soprattutto poi la nuova vera novità che presentiamo è questa nuova linea di prodotti di bevande vegetali, quindi San Benedetto Avena, quindi a base di avena, per offrire al consumatore in due varianti di gusto, quindi il cocco e il caffè e nocciola, proprio con l'obiettivo di offrire al consumatore una proposta che sia sostitutiva del latte a quei consumatori che hanno un atteggiamento un po' più rigoroso verso prodotti di origine animale, quindi preferiscono bevande vegetali, o banalmente per chi ha una maggiore sensibilità e coscienza ambientale, quindi prodotti che abbiano un minore impatto rispetto ad altri. È una nuova linea di prodotti, un target molto, molto ampio che oltre ad offrire una varianza di gusto molto gradevole offre anche una promessa e un beneficio che va nell'area del funzionale, quindi come nel caso del cocco, quindi una bevanda che offra un'energia, quindi un prodotto che dia vigore appunto nel corso della giornata piuttosto che nell'area del gusto per quanto riguarda caffè e nocciola. Poi sulle nostre categorie ovviamente siamo presenti con la linea Eco Green per quanto riguarda l'acqua, sappiamo il tema della sostenibilità essere un tema che ci ha caratterizzato, siamo la prima acqua carbon neutra sul mercato, da quest'anno poi sarà obbligatorio il tappo Tetered e sappiamo soprattutto su questo mondo i nuovi CAM che impongono offerte di prodotto ancora più rigide da questo punto di vista. Ecco, noi siamo in prima linea da questo punto di vista con un'acqua carbon neutra, con RPET, con le emissioni di CO2 totalmente compensate, ma offriamo anche l'acqua in lattina, è stata la prima azienda a proporla sul mercato per tutti quelli che comunque abbiano un atteggiamento ideologicamente a favore di prodotti che non siano in PET, per quanto per noi il PET è il materiale più sostenibile e riciclabile infinite volte. Quindi l'acqua in lattina nel formato da 33 con il marchio San Benedetto o con la nostra Premium Water che è antica fonte della salute, quindi un'acqua premium per contesti magari più selezionati, quindi un alto di gamma, ma comunque con le stesse caratteristiche in termini di formato e quindi in termini di risposta ambientale. E poi ovviamente siamo da anni in partnership con Schweppes, che per noi vuol dire marchio tonica, ma anche tutto il comparto delle bibite, e Energade, l'integratore salino, il quale quest'anno si presenterà al mercato anche una nuova variante proteica, quindi con Ice Blue, Energade Ice Blue, che arriverà sul mercato a fine maggio e che presentiamo appunto su questo canale e che si affianca ad un'altra proposta di bevanda proteica che è Aqua Protein, che abbiamo già lanciato sul mercato e quindi presentato agli amici del canale del vending.
Ecco, allora io non mi sono permesso di interromperti perché erano tante le cose che avevi da dire, non a caso, appunto, come dicevo all'inizio, Acqua Minerale San Benedetto S.P.A. è il più grande produttore italiano di acque, ma soprattutto di bevande, perché le referenze che ormai avete messo in campo negli ultimi anni sono tantissime. Sì, è importante avere una risposta molto ampia e offrire ai nostri interlocutori, ai nostri partner, delle soluzioni che siano dedicate in particolar modo nel canale della distribuzione automatica, quindi un portafoglio molto molto importante con più di 700 referenze, una varianza di categorie merceologiche, gusti, quindi una profondità anche molto, molto alta. E che poi il motivo e la chiave del successo che ha portato poi San Benedetto ad essere il primo gruppo nel comparto, intanto il primo gruppo in Italia nel mercato delle bevande analcoliche, ma soprattutto nel comparto del vendita, della distribuzione automatica, dove abbiamo una quota che è addirittura doppia rispetto a quella che è la nostra quota media di gruppo. Vincenzo Tundo, direttore commerciale e marketing di Acqua Minerale San Benedetto, grazie. Grazie a te, grazie a voi.